Bentrovati! Ultima parte del video dedicato a Flight Simulator 2020. Siamo partiti da Roma Ciampino, ci stiamo dirigendo a Napoli, Capodichino. Nelle altre due parti di questo lungo video abbiamo visto come si configura il gioco, come si decolla e adesso vedremo come si atterra. Almeno ci proveremo, perché non è... Atterrare è difficile, ve lo dico subito. È forse la parte più difficile di questo gioco. Sono molte le cose che dovremo fare, quindi inizio a portarmi avanti spiegandovi un po' quello che accadrà tra poco. Noi stiamo viaggiando in direzione Tea, che è l'ultimo punto rotta da cui poi noi raggiungeremo Capodichino. Lo raggiungeremo alle 16.55, ora sono le 16.49, quindi tra circa 6 minuti, e abbiamo 6 minuti di tempo per fare un po' di cose. Intanto, a breve noi rallenteremo, ok? O meglio, prima scenderemo di quota e poi rallenteremo utilizzando l'autopilota. Successivamente apriremo i flap a mano che noi rallenteremo. Atterreremo circa una velocità di 150 nodi, più o meno. Per atterrare a quella velocità così ridotta dovremo utilizzare i flap, ok? Poi ancora prima di arrivare, molto prima di arrivare, quindi facciamolo subito, noi riceveremo una comunicazione dalla torre di controllo che ci dirà su quale pista e con quale procedura atterrare. Ora io mi porto avanti, vedete come tra l'altro Flight Simulator sia fatto molto bene, non si vede nulla, come nel mondo reale, quando c'è luce lo schermo è un casino vedere. Vabbè, dobbiamo fare così, c'è il sole che dobbiamo fare. Allora, dicevo, dobbiamo impostare l'autopilota per atterrare. Noi atterreremo a Napoli Capodichino, LIRN, quindi clicchiamo in corrispondenza di questa scritta, dove c'è DEST, Destination. Noi dobbiamo atterrare, quindi clicchiamo su Arrival. Oh, notate come abbiamo un elenco con diverse procedure da seguire. Ora, in base alla pista che voi... su cui voi sarete autorizzati e in base alla procedura a cui sarete autorizzati dovrete scegliere una di queste opzioni. Noi probabilmente verremo autorizzati su questa procedura ILS 24V, quindi iniziamo a cliccare qui a insert e abbiamo configurato il nostro computer di bordo per seguire la rotta fino ad arrivare alla destinazione per la via che è stabilita da questa procedura. Non andiamo oltre, anche se molto bisognerebbe dire. Per esempio, dovremmo sapere la temperatura dell'aeroporto di arrivo per poter chiaramente fare in modo che il pilota automatico si configuri in automatico sui valori giusti per l'atterraggio. Dovremmo dire la minima. Dovremmo stabilire il vento, dovremmo avere delle informazioni che in questo momento non abbiamo ed è complicato avere in questo momento, quindi sorvoliamo, lo dico per i puristi, lo so, facciamo finta di aver configurato bene questa pagina. Per atterrare spero basti queste informazioni che abbiamo inserito, spero bastino queste informazioni che abbiamo inserito. Perché dico tutto questo? Perché ora io lo ripeto, qui stiamo semplificando molto. L'ho già detto negli altri video, se giocate online con altri giocatori avrete l'autore di controllo, avrete la possibilità di verificare il tempo dell'aeroporto di arrivo con anticipo, quindi potete già prepararvi tutti i dati di cui avete bisogno. Quando uscirà il gioco nuovo, o meglio, quando uscirà l'aereo nuovo dell'Airbus compatibile con Flight Simulator 2020, avrete molte più opzioni da poter seguire come effettivamente si fa nel mondo reale. Per esempio, quando siete ad una certa altezza non si usa più questo valore, ma si clicca e si imposta tutto su standard. Non chiedetemi perché, c'è un perché, ma non è questa la sede per poterne parlare. Ok, dicevo, stiamo per arrivare a Teano, tra poco l'autore di controllo ci inizierà a parlare per darci delle indicazioni su come atterrare. Soprattutto ci dirà, ci confermerà l'autore di controllo di scendere di quota per arrivare a circa 3300 piedi, la quota da cui inizieremo ad allinearci alla pista e poi atterreremo. L'atterraggio avviene con un sistema che si chiama ILS,
È un sistema automatico di atterraggio, teoricamente potrebbe far atterrare un aereo da solo, completamente da solo. Ci sono due cose da sapere sull'ILS: che il sistema ci allineerà alla pista, ok? Vedremo qui apparire un diamantino che rappresenta la pista, ci allineeremo alla pista e soprattutto c'è un sistema che ci permetterà di allinearci alla discesa, in altre parole scenderemo ad una velocità calcolata in un corridoio prestabilito. Questo lo fa l'ILS in automatico, ok? A seconda della tipologia di sistema sarà più o meno preciso, sarà più o meno automatico, ma anche qui è un discorso che ora non prendiamo minimamente. Quello che dovete sapere è che tra poco scenderemo di quota e quando saremo vicini al punto finale per entrare nella rotta finale di avvicinamento all'aeroporto di Napoli Capo Dichino, premeremo due tasti. Prima premeremo approach e successivamente, anzi no, prima premeremo lock e poi premeremo approach. Con il lock ci agganceremo sulla linea centrale della pista di atterraggio, con approach seguiremo sostanzialmente il corridoio di cui stavamo parlando prima, che ci permette di arrivare sani e salvi a destinazione. Mentre faremo tutto questo dovremo rallentare, ok? Vedete qui ILS Runway 24 è stato agganciato, meglio è stato rilevato dalla radio, ancora non abbiamo agganciato nulla e dovremo tra poco avere l'autorizzazione per scendere di quota dalla torre di controllo. Ah, dobbiamo contattare... Mannaggia, Roma Centro. Rome Center, Aza 138-1123, 11,000 feet. Aza 138-1123, Rome Center, continue as planned. Altimeter 0.13. Tra poco ci diranno di scendere. Aza 138-1123, you are 23 miles northwest. Descend and maintain 5,000 feet, expect 4DME runway 6 approach via Ischia transition. Clear to Ischia. Assolutamente no, noi vogliamo scendere con l'ILS di cui vi ho parlato, quindi stand by. Please stand by Aza 138-1123. E scegliamo di Aza 138-1123, Roger. E scegliamo di scendere con l'ILS. Aza 138-1123, descend and maintain 5000 feet. Ok, è importante iniziare a scendere intanto, uscire dall'autorizzazione che abbiamo, perché siamo troppo alti. Quindi impostiamo 5000 piedi, diamo l'ok cliccando qui, vediamo se stiamo già scendendo, ancora no, diamo una vertical speed significativa a 2000 e stiamo iniziando a scendere, fantastico. Vi dicevo che noi vogliamo utilizzare un altro approccio strumentale. No, ho sbagliato. Generic 160 descend and maintain 10,000 feet. Aza 138-1123 is cleared to Naples Airport as filed. Squawk 3305. Ok, noi però vogliamo... Descend and maintain 10,000 feet, generic 160. Che qui stiamo parlando con altri aerei. Aza 138-1123 cleared to Naples Airport as filed. Ok. Squawk 3305. Dicevo, io qui voglio cambiare l'autorizzazione. Aza 138-1123 read back correct. Radar contact 10,000 feet. Altimeter 0.14. Continue to uniform Romeo Bravo turning and following heading 300 descend and maintain 7,000 feet. No, no, assolutamente no. Qui abbiamo un misunderstanding con la torre di controllo. Non è preciso. Errore mio prima e la torre anche ci mette giù il suo. Allora, vediamo se riusciamo a... Vabbè, c'è un gran casino. Tranquilli, tutto a posto, eh. Arriveremo, forse. Contattiamo approach, che è meglio, va. Contattiamo approach. Approach Aza 138-1123 is out of 8,300 feet for 7,000 feet. Aza 138-1123 approach, continue as planned. Diciamo, vediamo se riusciamo a dirgli che vogliamo cambiare la nostra procedura. Ok. Maintain present heading and altitude. Expect 4DME runway 6 approach via Ischia transition. No. Assolutamente no. Stand by. Voglio cambiare il tipo di approccio. Voglio l'RS
Vediamo se ci riusciamo, ILSB. Eccolo. Vector Pump Transition Request Approach from Control. Ok. Baza 138-1123 wow. With like ILS Victor Runway 24 Approach Papa Oscar Mike Transition. Baza 138-1123 with like ILS Victor runway 24 approach Papa Oscar Mike transition. Ok, miglioriamo la torre per il momento e concentriamoci sul nostro approccio. Dicevamo, vedete che noi stiamo per arrivare a Napoli. Questa è Napoli, ok? Noi faremo questo giro. Arriveremo qui e poi ci allineeremo alla pista e atterreremo, ok? Lo fa il computer in automatico, ma noi tra poco, anzi direi subito, dobbiamo iniziare ad abbassare la velocità. Per fare questo impostiamo la velocità a 220 nodi e togliamo il controllo al computer di bordo. Ok, quindi adesso la velocità diminuirà. Vediamo se riusciamo ad avere un buon rapporto con questa torre di controllo virtuale. Maintain present heading and altitude. Expect 4DME runway 6 approach via Ischia transition cleared to Ischia as a 138-1123. Non ce la facciamo a comunicare con la torre di controllo, eh. Can casino. As a 138-1123 descend and maintain 5000 feet. Ok, siamo già. Descend and maintain 5000 feet as a 138-1123. Sono i famosi bug di cui si parla molto sui forum. Baza 138-1123. Vediamo se riusciamo a farci autorizzare questo. Approach Papa Oscar Mike transition. Ah. Baza 138-1123, you are 1 mile south. Climb and maintain 7000 feet. Expect ILS Victor runway 24 approach via Papa Oscar Mike transition. Circle to land runway 6. Clear to Papa Oscar Mike. Ok, ce l'abbiamo fatta ad avere questa benedetta autorizzazione. Climb and maintain 7000 feet. Expect ILS Victor runway 24 approach via Papa Oscar Mike transition circle. Ok, notate come io stia andando a 220 miglia nautiche come stabilito. Diminuiamo ancora e andiamo a 190 e tra poco inizieremo ad aprire i flap, ok? Approach Melodio 1725 is out of 9100. Vediamo un attimino lo schermo. Concentriamoci sull'atterraggio. Stiamo diminuendo la velocità. Apriamo i flap e portiamoli a 1. Vedrete che abbiamo più manovra per poter rallentare. Rallentiamo ancora e portiamoci a 175. Ok, ci stanno dicendo di dover rallentare e discendere. Descend and maintain 4200 feet. Keep speed below 180 knots as a 138-1123. Oh. Ok. Stiamo scendendo. Dobbiamo arrivare a 4200 piedi. Ho impostato 4000 perché già so che avremo problemi con il pilota automatico e l'altitudine. È un bug noto di Flight Simulator. Vedete, stiamo rallentando, 175 nodi. Rallentiamo ancora e portiamoci a 160 e apriamo i flap a 2. Rallentiamo ancora e stiamo scendendo. Vogliamo scendere forse un po' più velocemente. È questo il famoso bug di cui vi parlavo. Difficile in questa fase far fare al pilota automatico le cose che noi vogliamo nei tempi che vogliamo. Questo è un problema di Flight Simulator 2020, è un bug che spero risolvano nel minor tempo possibile, sinceramente, perché è importante essere rapidi nelle azioni quando si avvicina l'ora di atterrare. Dovremo trovarci all'altezza giusta, nella posizione giusta, per poter agganciare il segnale del ILS che ci permetterà di atterrare. Melodio 1725, you are 400 feet below your assigned altitude. Climb and maintain 5000 feet altimeter, tree 0.11.
Ok, stiamo arrivando a 4.000 piedi, molto molto bene, questo mi rassicura molto. Ci hanno autorizzati a 4.200, ora ripeto, noi dovremmo essere autorizzati anche per 100 piedi, ok? Quindi sto facendo qualcosa che probabilmente in una simulazione con altre persone o nel mondo reale non si fa. Però ci sono dei bug ancora in Flight Simulator, preferisco tenermi un pochino largo. Ci stanno dicendo che c'è del traffico e dobbiamo dirvi se lo vediamo. C'è del traffico in vista, vediamo se lo vediamo. Eccolo qua, c'è del traffico in vista. Gli diciamo alla torre, sì, abbiamo visto il traffico. Diciamo traffic in sight. Ok, è importante anche questo, bisogna vedere ed essere visti dagli altri, ok? Tutte regole dell'aviazione che se vi va e vi appassionerete vedrete che imparerete a memoria. Intanto stiamo per virare verso destra, quando arriveremo a questo punto qui inizieremo l'approach, ok? Quindi abiliteremo il pilota automatico per agganciare i vari strumenti per poter scendere in sicurezza. Speriamo, è la parte più delicata in assoluto. Stiamo viaggiando a 160 nodi, scendiamo a 145 nodi e apriamo al massimo i flap. Anche qua i puristi mi odieranno, no ma quanto stai scendendo? Boh, non so se è giusto andare così lenti. Ok, siamo autorizzati a scendere a 3.000 piedi, facciamolo subitissimo, prima ancora di rispondere, e rispondiamo alla torre di controllo che abbiamo capito. Climb and maintain 3.900 feet, AZA-138-112-3. Volodya 1725, please expedite your climb to 5,000 feet. 2,500. Ok, ci stiamo allineando alla pista, tra poco. Tra poco dovremo premere due bottoni che ci permettono di far agganciare al computer di bordo la pista, che sono log, questo qui, e successivamente approach. Quando saremo su POM, questo puntino qui, inizieremo ad allinearci la pista. Ok, siamo noi, ci hanno sgamato che stiamo barando, maledetti. Climb and maintain 3200 feet as a 138-112-3. Allora, per cambiare di decimali c'è il bottoncino qui sopra. E anche qua diamo l'ok. Diciamogli che vogliamo salire. Quando saremo su POM inizieremo ad allinearci alla pista. Siamo sempre noi, 2500 piedi dobbiamo raggiungere. Ok. Descend and maintain 5,000 feet below the 1725. AZA 138-112-3, descend and maintain 1,800 feet. 1800 piedi per noi. Descend and maintain 1,800 feet, AZA 138-112-3. Ok, togliamo un secondo la torre di controllo di mezzo. Tra poco premeremo il tasto log quando arriveremo sull'ultimo tratto, questo qui,
premeremo il tasto log, log per allinearci alla pista, ok? Stiamo andando a 145 nodi, siamo a 1500 piedi, quasi 1600, come ci è stato assegnato. In realtà ci hanno detto 1800. Però... eccoci. Contact Naples Tower on 118.5 when inbound. Dobbiamo contattare la torre quando siamo in arrivo. Contattiamo la torre, cioè sintonizziamoci sulla torre e contattiamo la torre. Ok, clicchiamo sul lock. Clicchiamo su approach. Cleared ILS Victor runway 24 approach. Altimeter 30.14 wind 308 at 17. Ok, siamo autorizzati ad atterrare. Cleared ILS Victor runway 24 approach as 138112. Se non l'avete ancora fatto, premete il B sulla tastiera per aggiustare questo che è l'altimetro. Ok, togliete standard, l'avreste dovuto fare prima in realtà, ma ci siamo dimenticati. E adesso dovremo allinearci alla pista. Stiamo per arrivare a Napoli. Ovviamente non possiamo atterrare senza ruote. Quindi giù il carrello. Ecco la pista, la vedete? Non so che avviso sia. Ok, nessun problema. Ci stiamo automaticamente allineando, se ci fate caso, a questo diamantino qui, che è l'altezza che dobbiamo mantenere per poter stare correttamente all'interno del corridoio di discesa. Questo diamantino qua invece ci indica che siamo correttamente allineati con la pista. Questa è la pista, ora in silenzio religioso e atterriamo. 100 60 50 40. Giù i motori, tiriamo indietro. Freni. Allora, ci hanno detto che non eravamo autorizzati ad atterrare, ma non fa niente. A me risulta di sì, ma non voglio fare polemiche con la torre di controllo virtuale da cui ero sicuro di aver avuto l'autorizzazione per atterrare. Comunque ci stanno dicendo di liberare la pista. Giriamo qui a destra e andiamo a casa, perché con la torre di controllo virtuale cosa vuoi fare? Vuoi litigare? Comunque, scherzi a parte, non si può mai atterrare senza autorizzazione. Sì, sì, ti risponderò. È sbagliato quello che sto facendo, ribadisco. Dovremmo sempre avere autorizzazione per qualunque cosa. Eccoci qua, siamo atterrati stranamente senza aver distrutto l'aeroplano. Fermiamoci un secondo qui. Stop, mettiamo i freni di parcheggio. Sì, ho capito. Control punto, il tastiere numerico. Ah, signore, vediamo cosa voleva la torre di controllo, che non ho capito. Allora, ci diceva che... ah, ok, dobbiamo contattare il ground. Ok, diciamo che contatteremo il ground. Ok, contattiamo la torre. Ok, vediamo un attimo a vedere cosa volevano prima. Ci avevano detto... ah no, sì, eravamo stati autorizzati ad atterrare. Ok. Strano, perché... eravamo stati autorizzati e poi ci dice we are not clear to land, clear... ah, vabbè, è chiaramente dei bug all'intelligenza artificiale di Flight Simulator. È chiaro che ancora c'è molto da fare. Comunque, per chiudere il volo, sintonizziamoci sulla ground e chiediamo un parcheggio. Naples ground as 138-1123 taxi to the gate. As 138-1123 taxi to gate to using taxiway alpha cross runway 6. Oh madonna. Va bene, va. Acknowledge e Greens siamo usciti dalla parte sbagliata. Ok, siamo usciti dalla parte sbagliata. Dovevamo girare a sinistra e invece noi siamo andati a destra. Vabbè, ma niente. Ecco qui, è importante. Ora stiamo giocando ed è tutto simulato. Ma se anche simulando
Giocate in circuiti come i VAO, VAT Sim o anche nel multiplayer di Flight Simulator stesso, ecco, è bene, per il rispetto anche degli altri giocatori, fare le cose bene. Quindi in quei casi bisogna avere la cartina dell'aeroporto di Napoli e sapere già prima di atterrare, poi una volta atterrati, verso dove si dovrà girare. A parte che lo dirà in genere il controllore, che ci chiederà di abbandonare la pista girando a destra o a sinistra. Però diciamo che è sempre cosa buona essere consci di quello che si sta facendo, ok? Ora, questi sobbalzi probabilmente sono dovuti anche questi a qualche bug ancora da risolvere. Non tutti gli aeroporti sono perfetti. Flight Simulator 2020 è uscito lo scorso 18 agosto e chiaramente ancora esistono parecchi difetti, ma tanti. Credo che sia già un buon miracolo che siamo riusciti ad atterrare. Ora, normalmente in un mondo reale, prima di attraversare una pista attiva bisogna chiedere l'autorizzazione, bisogna fermarsi. Teoricamente, se state giocando online con altre persone, e bisognerebbe chiedere l'autorizzazione ad attraversare. Vedo che l'intelligenza artificiale di Microsoft non ci dà questa possibilità. Guardiamo a destra, guardiamo a sinistra che non arrivi del traffico, e attraversiamo rapidamente la pista, via. Abbastanza rischioso attraversare una pista attiva, perché se atterra un aereo adesso ci porta via. Ok. Ok, giriamo a destra. Chiaramente quando giocate nel mondo anche simulato non avete queste belle frecce che vi indicano dove andare a parcheggiare, se siete fortunati, se ok, arrivate a destinazione dovreste avere le cartine e andare a occhio, leggere i segnali come se vi trovate veramente a guidare un aereo. Freni di parcheggio, spegniamo i motori subito. Giriamo questa manopolina qui. Ok, via, a posto. Olè, finito. Sembra strano, ma siamo atterrati. Questo è quanto. Abbiamo fatto un volo semplicissimo da Roma a Ciampino a Napoli. Ribadisco, è tutto un po' più complesso di così nel mondo reale. Anche nel mondo simulato, nei simulatori, quando giocate con altre persone, c'è molto da studiare. Io qui ho semplificato e magari chi già sa volare su VAO avrà detto: no, ma questa cosa non si può fare, stai sbagliando. Lo so bene. Se vi appassiona questo gioco, se vi appassiona l'aeronautica, io vi consiglio di partire non da un Airbus, ma da un Cessna, ok? Da un aereo piccolissimo. In Flight Simulator, vediamo se riesco a farvelo vedere. In Flight Simulator c'è un simpatico addestramento per iniziare a volare che vi permette in 7 lezioni di prendere un Cessna e prendere dimestichezza con i primissimi controlli di un Cessna. Eccolo qua, Flight Training. Ora, le vecchie versioni di Flight Simulator avevano un training molto più figo, più completo anche. Questo è un training veramente semplice ed è secondo me un punto di debolezza clamoroso che spero recuperino in futuro. Però se uno vuole imparare a volare a vista con un Cessna, questo è molto utile per muovere i primi passi con Flight Simulator. Grazie se avete visto questo video fino alla fine, grazie per il like che state mettendo a questo video. Grazie anche se vi iscrivete a questo canale YouTube. Normalmente parliamo di montaggio video, di grafica, After Effects, Premiere Pro, Audition, Photoshop, parliamo di creatività in generale. Se avete voglia, iscrivetevi a questo canale YouTube e manteniamoci in contatto. Tra qualche settimana torneranno anche i video tutorial live in cui potremo parlare dal vivo. Se vi fa piacere, venite a trovarmi anche sul sito internet www.fabioambrosi.it e ovviamente su Facebook. La pagina da seguire è sempre quella ormai, Fabio Ambrosi. Grazie per la pazienza, un buon proseguimento e al prossimo video. Ciao, buon volo!